Sono davvero felicissimo di potervi incontrare. L'occasione dell'incontro nasce da un invito che Fabiola Giannotti mi ha rivolto l'occasione di un pranzo a Roma qualche settimana fa. Vorrei dirle dal profondo del cuore il mio grazie per l'invito, ma accanto a questo il mio gigantesco in bocca al lupo per ciò che si accinge a fare nei prossimi anni in questo istituto. La scelta della professoressa Giannotti come nuovo direttore è, a mio giudizio, una scelta straordinaria, naturalmente, ma soprattutto una scelta che inorgoglisce e impreziosisce ciascuno di noi. Non è la prima italiana, come sapete, anzi, Amalfi ha inaugurato il lungo elenco di ritratti che troviamo entrando qui. È la prima donna, ma come ha detto voi prima, non importa che sia uomo o donna, però io penso che sia anche una cosa bella che ci sia finalmente alla guida anche una donna, ma è soprattutto una persona che rende l'Italia orgogliosa. Quindi io, cara Fabiola, le faccio di cuore i migliori auguri di buon lavoro, di bocca al lupo per i prossimi anni. Ho preso anche un impegno, e cioè che l'Italia dovrà dare una mano in più al CERN, è il minimo per ringraziare di questo onore che ci viene fatto. Devo dire che se ne sono accorti, hanno subito segnato quando l'ho detto. Non ci sarà modo di tornare indietro. Vedendo poi molti telefonini che stanno riprendendo questa frase, sarà una frase che resterà agli atti. Io non vi confesso da un lato una difficoltà e dall'altro un'assoluta certezza. La difficoltà è che uno come me, che si trova a fare conto con la fisica, in generale con la professione della scienza, cioè quindi una cosa drammatica nella mia. Il mio cognome è provato a dire a dire che io vengo dal classico, quindi non ci sono tanti di voi a fare il gioco. Ma dal classico, disastro, c'è una conferma della domanda. Cioè, ma dove sei? Cioè, la fama, ma sai che non c'è e quindi la difficoltà di non riuscire a anche a capire nei dettagli la grandezza di ciò che state facendo qui, di fare progetto di ricerca. Però mi piace l'assoluta consapevolezza che questo è il luogo nel quale, sì, è vero, studiate l'origine di tutto, perlomeno in alcuni progetti, ma state soprattutto studiando il futuro di tutti. Questa è la cosa più interessante e più affascinante. E sono certo, lo voglio dire agli italiani, che questo è il luogo del nostro futuro. L'Italia non sarà mai una superpotenza militare. Non lo sarà mai. L'Italia potrà dare una mano nella diplomazia, ma non sarà mai una superpotenza diplomatica come altri paesi. L'Italia non sarà mai una superpotenza industriale, pur essendo una delle economie più avanzate al mondo, dobbiamo smettere di autoflagellarci, e il fatto che molte aziende abbiano lavorato ai progetti insieme al CERN, continuino a lavorare e sicuramente continuando a lavorare, dovrebbe farci comprendere l'importanza anche economica e non soltanto accademica o di ricerca di ciò che fanno. Ma non saremo mai, come PIL, una superpotenza unica al mondo. Possiamo esserlo sul capitale umano, in collaborazione con gli altri, non contro gli altri, in una logica di apertura, in una logica in cui la globalizzazione diventa la più grande occasione che abbiamo. Invece, se ci pensate, ci hanno raccontato per anni che la globalizzazione era il nostro problema, che la globalizzazione era la nostra paura. Non è così. Noi abbiamo la possibilità, in un mondo globale, in un mondo piatto, di poter far valere ciò che siamo e ciò che abbiamo fatto nel corso degli anni, ma soprattutto ciò che potremo fare. Io sono assolutamente certo di questo. Io vedo il futuro dell'Italia tra 20 anni come di un paese che deve oggi fare le cose che stiamo cercando di fare, cioè quelle riforme che sono l'ABC, nell'entrare dentro la macchina. Ho capito che si chiama la macchina, cioè, si chiama, noi abbiamo la macchina, la Fiat, voi avete la macchina, l'acceleratore. Nell'entrare dentro la macchina mi è stato fatto notare il progetto interessante. Dice, qui abbiamo il senso del tempo, perché è un progetto che è partito 5 anni fa e durerà per i prossimi 10. Infatti, sì, anche noi in un comune italiano, quando contiamo un'autorizzazione burocratica, abbiamo più o meno il senso del tempo. Allora, da questo punto di vista, è evidente che cosa dobbiamo fare. Che io devo assolutamente prendere un impegno con voi nel rendere il paese più semplice. Ecco perché non potrà più accadere che la pubblica amministrazione impieghi così tanto tempo per fare
le opere. Ecco perché è fondamentale che il mercato del lavoro sia più flessibile, l'abbiamo fatto anche perché è importante che ci sia una legge elettorale in cui non cambiano i governi ogni 3 mesi ma una volta ogni 5 anni come fanno gli altri paesi. Ecco perché è importante fare questa parte, si chiama riforme strutturali. Non sono qui per parlarvi di riforme, questo è il nostro business, dobbiamo farlo noi. Lo stiamo facendo, stiamo andando con un ritmo che era imprevisto e incomprensibile per molti all'inizio. Manterremo tutti gli impegni e porteremo a casa i risultati, e da qui al prossimo anno vi ritorneremo a votare, sperando che votiate bene, ma anche se votate male, va bene lo stesso, per il referendum. Quindi voi avete questa parte come cittadini, però togliamola un attimo da parte. Questa parte qui va fatta. Nel 2016 faremo il referendum finale per capire se le riforme piacciono o no ai cittadini. Ora che abbiamo detto questo, non si cambia mica semplicemente riorganizzando il nostro paese. Occorre una visione per i prossimi anni. Questo è il punto chiave. La visione per i prossimi 20 anni dell'Italia sta qui, sta sulla scommessa sul capitale umano, sta sulla capacità di dire che l'Italia non è soltanto un museo, è un laboratorio. E questo laboratorio ha sede ovviamente in Italia, a Gran Sasso, come nei tanti centri di ricerca che abbiamo, ma ha sede sede in tutti i posti nei quali un uomo cerca di essere curioso e non impaurito. Io credo che la parola d'ordine debba essere curiosità e non paura. Questo è il motivo per il quale vi dico, noi siamo consapevoli che qui ci sia un pezzo di futuro dell'Italia, il futuro che investe sull'innovazione, sul talento, sulla ricerca, avrà delle conseguenze. Fare uscire gli istituti di ricerca e in prospettiva le università dal perimetro del diritto amministrativo. Se oggi per governare un'università i nostri prof hanno bisogno di utilizzare le stesse procedure burocratiche e amministrative che servono per l'ASL della piccola provincia, vuol dire che qualcosa non funziona. Vuol dire finalmente dare certezza dei posti di ricercatori o di giovani professori in Italia. Vuol dire dare la garanzia che se ci sono concorsi basati sul merito davvero e sono banditi in modo chiaro ogni tot periodo, non una volta ogni tanto, per permettere a qualcuno di fare un progetto di vita. Poi magari ve ne volete andare all'estero, andatevene. Qui dimostrate di poter contare, di poter fare cose belle, ma se volete fermare potete fermare. Questo è quello che noi faremo nei prossimi anni in Italia, e lo faremo perché è giusto, e lo faremo perché serve all'Italia. Contemporaneamente però dobbiamo investire sul CERN e su strutture come queste. Io oggi sto per andare a Bruxelles, mi aspettavo la solidarietà del pubblico. Sto per andare a Bruxelles in un ennesimo dibattito sul futuro dell'Europa. C'è evidentemente un'emergenza Grecia e tutti noi abbiamo a cuore quel paese ed è giusto che si affronti l'emergenza Grecia. Ma c'è un problema ancora più grande dell'emergenza Grecia. Il problema è che tipo di Europa vogliamo fare. Perché l'emergenza... Sì, non era riferita a me, era a te. Cioè, non è che mi porto dietro gente che alla pausa fa sì, no. Vorrei che non arrivaste a questo livello di convinzione e di persuasione. Ma la Grecia che noi abbiamo di fronte è un'emergenza che dovremmo affrontare. L'Europa che dobbiamo costruire oggi ha bisogno di tutta la nostra intelligenza, di tutta la nostra forza, di tutta la nostra passione, e deve essere un'Europa politica, non soltanto economica. Non può essere soltanto sull'austerity, deve essere su cosa? Su ciò che fate voi. Come è nato il CERN? Il CERN nasce come un luogo di pace in cui la scienza aiuta la pace. È nato come un luogo nel quale si eliminavano le frontiere, non solo quelle tra Francia e Svizzera nel tunnel di 27 chilometri, il più grande contrabbandiere della storia dell'umanità. Me l'hanno detto loro, io non vorrei ci fosse battuta anche su questo, me l'hanno venduta, è una citazione, apro parentesi, citi. Ma quando nasce come luogo del sapere e dell'innovazione diventa elemento di presidio di libertà e di pace. L'Europa dovrebbe essere questo. L'Europa dovrebbe tornare ad essere questo. Un continente nel quale si è felici dell'innovazione e della scoperta del domani. Non soltanto si vive di parametri. Un continente nel quale non ci sono solo numeri e cifre, ma valori, che sono non necessariamente economici. Allora, da questo punto di vista, l'Italia ha molto da dire e da dare. L'Italia viene da anni in cui ci siamo autoflagellati. Diciamo sempre di, quando si va all'estero, non fare l'italiano. E si dice, non fare l'italiano è superare una coda, una fila di nascosto. Non è questo. Fare l'italiano all'estero significa fare quello che fate voi.
cioè portare l'intelligenza, il capitale umano, la capacità del vostro talento a essere utili per l'Europa e per il mondo. È quello che ha fatto, sta facendo e farà Fabiola, è quello che ha fatto, sta facendo e farà il professor Rubbia e anche tutti i lavoratori che qui dentro hanno avuto modo di in qualche misura dimostrare con chiarezza che l'Italia non è soltanto passato. Ho detto persino a Bertolucci che si è laureato a Pisa, per cui lo posso dire a tutti voi. E allora finisco. Sintesi estrema del ragionamento. Al CERN c'è l'Europa che funziona. C'è l'Europa che ci piace. C'è l'Europa che profuma di futuro. Dobbiamo impegnarci, da un lato, a far sì che le nostre università e i nostri istituti post-universitari siano messi in condizioni di premiare sempre di più il merito e quindi di mettervi in una competizione vera, positiva, innovativa tra di voi. E per farlo c'è bisogno di metterci qualche soldo in più, ma anche qualche regola in meno. Attenzione, le regole vanno rispettate, tutte. Ma le regole che servono soltanto a fare una bardatura burocratica dei nostri istituti, delle nostre università, uccidono. Noi abbiamo bisogno di liberare le risorse, liberare le energie e premiare chi è bravo davvero. Dall'altro lato c'è bisogno che l'Italia sia più forte, sia al CERN, non in termini personali. Tutti voi siete la dimostrazione che l'Italia è forte, 11% di personale presente al CERN viene dall'Italia, anzi l'11% è il budget, il 12% è il personale. È che la Fabiola già sta facendo il conto di quanti soldi in più adesso dobbiamo mettere, quindi mi hanno tutto fatto un lungo ragionamento sul rapporto tra franco svizzero e euro, perché ho capito che alla fine bisogna metterci più soldi. Mi hanno rimandato a scienze, ma cioè, matematica la capito. E dall'altro però voglio anche chiedere a voi, e finire su questo, noi viviamo un tempo nel quale ci raccontano che il futuro sia tutto negativo, tutto soltanto negativo. Guardate, non vi dico guardate i talk show, non vi auguro questo nella vita, siete almeno queste evitateli se potete, però se guardate anche il racconto che noi diamo di noi stessi, è sempre un racconto totalmente centrato sulle cose che non vanno e le tante cose che funzionano non vengono valorizzate a dovere. O vorrei essere chiaro, le cose che non funzionano vanno cambiate e vanno cambiate col macete, non col fioretto. Lo stiamo facendo e lo dobbiamo fare ancora di più, però c'è anche una parte d'Italia che funziona e per la quale l'Europa deve tornare ad essere casa. L'Europa è nostra creatura come il CERN, non è nostra matrigna. Io ho bisogno dell'aiuto di ciascuno di voi in questo, perché non è la mia battaglia, è la battaglia dell'Italia, è la battaglia del Paese. Allora vorrei chiedervi di tornare a guardare il futuro con un pochino più di convinzione, la stessa che mettete nei vostri esperimenti, nelle vostre ricerche. Non tutto va bene, anzi, sappiamo che il fallimento fa parte dell'esperienza di un qualsiasi progetto di ricerca. Una delle email più belle, più drammatiche che ho ricevuto quando facevo il sindaco è stata un'email di una giovane, nemmeno troppo giovane, ricercatrice che aveva seguito un bellissimo progetto in campo medico, sanitario, farmaceutico e che una mattina, cioè, che avevo seguito perché me l'avevano raccontato, che la mattina mi dice: sa caro sindaco, il fallimento fa parte dell'esperienza del nostro lavoro, voglio dirlo ufficialmente prima di dirlo alla stampa, lo diremo domani, che il nostro progetto è fallito. E però dal giorno dopo è partita su un progetto nuovo, più bello, più affascinante. Questo è quello che auguro a ciascuno di voi, di essere in condizioni di crederci sempre, di non pensare che il futuro sia fatto soltanto di nero e pensare che se siete al CERN, oggi voi siete custodi di una grandissima tradizione, ma siete soprattutto coloro i quali stanno scrivendo un pezzo di storia per il futuro. Noi da parte nostra faremo, ve lo garantisco, tutto ciò che è possibile per dimostrare che siete cruciali nel nostro paese, che siete molto più importanti che le divisioni di correnti dentro i partiti o dentro le discussioni parlamentari. Voi però dateci una mano tornando a credere che il futuro sia possibile, anche in Italia. E se il futuro è possibile in Italia, anche stando all'estero, non consideratevi cervelli all'estero, anche perché se no noi che siamo in Italia che siamo? I pancreas rimasti a casa. Consideratevi cittadini italiani che stanno facendo la cosa più bella che può fare un cittadino italiano, gustare il futuro e non soltanto ricordare il passato. In bocca al lupo e buon lavoro.
I understand.